Commedia più volte viene riportati episodi di brigantaggio a cui erano sottoposti gli andanti, che si azzardavano a passare, appunto venivano da Roma attraverso Civitavecchia o il porto e poi guadagnavano la Toscana, dovevano per forza passare nella provincia di Grosseto. E quindi un maremmano che è arrivato a Belluno 30 anni fa come veterinario dei muli, qui si è fermato, ha trovato la Beatrice, e qui ecco, la passione per la commedia è una cosa innata, dalla poesia che dalle nostre parti Maremma viene ancora tramandata attraverso i poeti a braccio, i poeti che declamano, no? Che improvvisano sull'endecasillabo, no? Le 11 famose sillabe, permessi va nella città dolente, permessi va nell'eterno dolore, permessi va tra la perduta gente. Sentite come scorre, no? È la musica che accompagna la poesia. E non a caso la commedia è famosa perché è musica nella poesia. Pensate che la commedia sono all'incirca 14.877 versi, quasi 15.000 versi, scritti tutti in endecasillabo, in rima chiaramente, la scuola li abbiamo studiati tutti, ce l'hanno fatta anche, non dico odiare, ma poco amare i professori, in realtà è uno dei più grandi libri scritti al mondo, questo almeno, è un libro che ha unito l'Italia dal punto di vista linguistico, perché non è dell'associazione bellunese nel mondo. Io desidero veramente ringraziare tutti i protagonisti di questa serata, ma non solo a nome dell'Associazione Bellunese nel Mondo, a nome delle altre associazioni, degli altri circoli che hanno lavorato con noi, dei loro presidenti, dei loro collaboratori per preparare questa serata. E li ringrazio veramente dell'impegno e della passione con cui, e della convinzione con cui l'hanno preparata, assieme al comitato che l'ha organizzata, con il nostro direttore, la nostra vicepresidente. Un grazie poi particolare a Dino Brita, non solo per come ha condotto questa serata, ma per come anche in tanti particolari molto belli che voi l'avete vista, che voi avete ammirato, l'ha veramente seguita e preparata. A nome anche loro, ma a nome anche vostro, di questo pubblico così presente, così partecipe, che ha ascoltato con attenzione queste testimonianze, alcune veramente impegnative. È stata veramente una serata che ci ha arricchito, che ci ha fatto conoscere alcuni aspetti significativi, forse per alcuni di noi, anche per me sconosciuti, di questa storia della nostra immigrazione, anche in qualche particolare così di contrasto, di differenza, forse a mio avviso un po' accentuato, ma che comunque va integrato in quella grande storia che è quella dell'Unità d'Italia, in cui veramente, pur tra tante difficoltà, abbiamo saputo superare delle sfide notevoli. Penso all'alfabetismo, penso all'aver esteso il benessere che era di pochi, a grandi masse. Penso a come abbiamo ricostruito questa nostra patria, e questo mio pensiero non si accompagna, non può non accompagnarsi a un senso di gratitudine a voi, tanti migranti che siete qui presenti, perché se questa nostra patria si è ricostituita dopo le rovine della guerra è stato merito degli emigranti bellunesi, veneti, di tutta Italia.
un patrimonio di cui noi dobbiamo essere veramente orgogliosi, come sono orgogliosi i nostri emigranti di tutto il mondo, che lo dimostrano proprio in questi giorni, in questi mesi, da Mar del Plata a Buenos Aires. Mi vengono in mente le città delle grandi manifestazioni per l'unità d'Italia, partecipate veramente, New York, Toronto, Johannesburg, Sydney. Un patrimonio di cui veramente loro si sentono partecipi, perché loro hanno anch'essi contribuito a questa storia. Ma la manifestazione, concludo, di questa sera vuole anche testimoniare che a questa unità, in questo cammino, siamo stati partecipi noi tutti, bellunesi, veneti, sardi, siciliani, abruzzesi, molisani, toscani e tutti gli altri, perché in questo miscuglio che specie nel secondo dopoguerra c'è stato in Italia, abbiamo creato un'integrazione, un valore comune di sentimenti e di ideali. Questo ha voluto, anche questo ha voluto esprimere questa serata, e io mi auguro, assieme ai circoli di questa sera qui con noi, di avere ancora occasione di offrire alla nostra terra per l'uno questo bellissimo insieme di voci, di colori, di musiche, di strumenti che per me sono stati sorprendenti e proprio che testimoniano come, pur in tante particolarità, creiamo veramente un popolo. Grazie.